Buon pomeriggio, in Italia, almeno qui in Cile è mattina, però da voi pomeriggio, quindi va bene così. Noi oggi con Assunta e chi parla faremo una rapida carrellata un poco sugli aspetti epidemiologici dei fitoplasmi che infettano le viti in Italia. Adesso partiamo. Ecco qua. Un po' che ho fatto. No, se n'è andato di nuovo. Sì. Ecco qui. E questa è un'attività che si svolge nell'ambito del progetto europeo H2020 Tropic Safe, che si intitola Malattie associate alla presenza di procarioti trasmessi da insetti in colture arboree, site in aree tropicali e subtropicali. A questo progetto partecipano 12 paesi distribuiti nel mondo, tra cui Italia chiaramente, Assunta è la coordinatrice di questo progetto dell'Università di Bologna, Spagna, Francia, Slovenia, Danimarca, Gran Bretagna, Ghana, Sudafrica, Cile, Cuba, Giamaica e Messico. E in più ci sono altri 22 partner sempre distribuiti negli stessi paesi. La coordinatrice, come già ho detto, di questo gruppo di lavoro, progetto, è la professoressa Assunta Bertaccini, dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, e chi vi parla è Nicola Fiore, del direttore del Dipartimento di Protezione delle Piante dell'Università del Cile, in Cile, chiaramente. E quindi adesso con Assunta un po' con noi faremo un po' il punto della situazione, cosa succede tanto in Cile come in Italia, con rispetto ai fitoplasmi, soprattutto delle specie che sono, associate al progetto, però specificamente in questo caso parleremo della vite, non fitoplasmi associati alla vite. Quindi, Assunta, a te la parola. Se metti la prossima diapositiva, vi presento brevemente Nicola Fiore, che è un ingegnere agronomo, si è laureato all'Università di Bologna, il legame col Cile c'è, e ha avuto poi il titolo validato all'Università del Cile nella Facoltà di Scienze Agronomiche, dove ha conseguito anche il titolo di dottore di ricerca in scienze agroalimentari. Attualmente Nicola è professore associato e, come ha detto, direttore del Dipartimento di Protezione delle Piante presso la Facoltà di Scienze Agronomiche dell'Università del Cile ed è anche coordinatore del programma di dottorato in Scienze Agroalimentari e Veterinarie presso la stessa università. Si occupa principalmente di competenze trasversali nell'ambito di una versione olistica dell'agricoltura per la gestione delle problematiche fitosanitarie. Autore di oltre 50 articoli scientifici in riviste recensite ed è anche consulente di vivaisti e produttori. Le sue ricerche vertono principalmente su individuazione, caratterizzazione, epidemiologia e controllo di malattie dovute a virus, viroidi e batteri in fruttiferi, inclusa o principalmente la vite anche, orticole ed ornamentali. Grazie Assunta. Io a mia volta presenterò Assunta, professoressa Assunta Bertaccini, professoressa di patologia vegetale presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari dell'Università di Bologna. Lei è laureata in biologia e si è specializzata in fitopatologia. E attualmente insegna patologia vegetale avanzata nel corso di laurea magistrale in medicina delle piante e Advanced Plant Pathology e Integrated Plant Disease Management nell'International Horticultural Science Master. È relatrice di oltre 170 tesi di laurea, autrice di oltre 300 pubblicazioni in riviste con recensione e di innumerevoli anche pubblicazioni divulgative e libri. Dirige il laboratorio di fitobatteriologia da oltre 10 anni, dopo aver istituito e portato avanti da quasi 40 anni lo studio delle malattie associate alla presenza di fitoplasmi in Italia e nel mondo, fondando l'International Phytoplasmologist Working Group ogni 4 anni,
Questo è un congresso, un meeting che si ripete ogni 4 anni in diverse parti del mondo e che anche riunisce i ricercatori interessati alle fitoplasmosi, no? E questo serve appunto per collaborare, per aggiornarsi e mettere a punto un poco le conoscenze delle ultime ricerche che si realizzano nel campo della fitoplasmologia. Prima di partire con la domanda Assunta, io vi prego anche durante questa intervista che ci faremo l'uno con l'altro tra me e Assunta, se avete delle domande da fare potete scriverlo nel chat e noi risponderemo alla fine di questa presentazione. Quindi con piena libertà fate pure le domande che ritenete opportune e necessarie. Bene, Assunta, volevo un poco chiederti cos'è un fitoplasma? Assunta, non ti sentiamo. Assunta? Adesso mi sentite? Adesso sì. Non ho capito perché si era disinserito il microfono e non me ne ero accorta, scusa. No, va bene. Allora, i Allora, cos'è un fitoplasmi, fitoplasma? come più o meno hai accennato quando hai parlato del mio curriculum, i fitoplasmi sono batteri, batteri un po' particolari perché sono privi di parete cellulare e quindi hanno un habitat parecchio specifico e limitato. Si localizzano esclusivamente nel floema delle piante e anche nell'emolinfa degli insetti vettori, proprio per questo motivo, perché non sono in grado di sopravvivere al di fuori di un ambiente con la pressione osmotica elevata. Sì, quali sono i sintomi che questi fitoplasmi causano in vite, la vite? Dunque, i sintomi sulla vite sono abbastanza tipici, ma sono comuni a tutti i fitoplasmi che la possono infettare. E come vediamo qui nella foto sotto a quella dei batteri, insomma dei fitoplasmi al microscopio elettronico, i sintomi sono più evidenti a livello dell'apparato fogliare e consistono in alterazioni cromatiche delle foglie. Che virano al rosso o al giallo a seconda della varietà delle uve bianche o rosse. E oltre a questo, che è il sintomo principale che compare, inizia a comparire adesso nella nostra stagione, diciamo all'inizio dell'estate, abbiamo anche sintomi consistono nell'arrotolamento a triangolo delle foglie che prendono anche consistenza papiracea. Cioè sono molto, diciamo, indurite per la mancata traslocazione dell'amido ed inoltre a livello di tralci spesso si vede anche una irregolare o una mancata lignificazione. Uno dei sintomi principali è comunque a livello del prodotto, del grappolo, che nei casi molto gravi non si forma, ma lo vediamo meglio dopo. Più avanti, sì, e ti volevo chiedere come si trasmettono questi batteri? Questi batteri, come ho già accennato, si trasmettono principalmente in due modi, li vediamo qui a destra nella diapo. Si trasmettono mediante insetti vettori, come quelli rappresentati qui sono dei giovani scafoidei tetani, che sono i vettori noti della malattia da fitoplasmi più conosciuta a livello europeo ed anche italiano, che è la flaviscetta dorata. Comunque, come vedremo meglio dopo, sono tanti gli insetti che possono trasmettere. Un'altra modalità di trasmissione di questi patogeni è mediante materiali di propagazione, in particolare barbatelle, innestate o meno, se vengono prodotte con materiale infetto. In questo tipo di trasmissione un ruolo veramente importante può essere giocato dal portinnesto, perché il portinnesto è difficilmente sintomatico, quindi quando si selezionano i materiali vivaistici, questo può trasmettere la malattia senza che chi fa il lavoro se ne renda conto. Quindi è abbastanza, può essere pericoloso. Sì, perché è necessario studiare l'epidemiologia di questi patogeni, Assunta?
Lo vediamo qui perché? Perché in presenza di queste malattie, questa è una foto tua, cioè una foto del Cile, ma ho foto simili dalla Spagna, ho foto simili dall'Italia, il prodotto finale può essere questo. E di fronte a questo prodotto vuol dire che non c'è prodotto. E quindi è molto importante capire come questa malattia si muove nel vigneto per poter ridurne l'impatto e la trasmissione. Quindi l'epidemiologia è la base per la gestione di queste malattie. Perfetto. E la modalità di controllo, che possiamo fare, insomma, per controllarli? Beh, quello che si fa è diverso da quello che si può fare. Quello che si fa è di, almeno in Italia, tenere sotto controllo i vettori conosciuti. Che può essere importante, ma non è sicuramente risolutivo, perché anche pochi vettori che rimangano in giro sono in grado di trasmettere la malattia, come ben sappiamo da altre informazioni su altre malattie che ci stanno affliggendo come genere umano. Il discorso non è troppo diverso. E il controllo andrebbe fatto con la conoscenza approfondita del ciclo, quindi gestendo quali piante tenere, lasciare, togliere nel vigneto e impiantando materiali puliti. Questo sarebbe il controllo. Come vedremo Benissimo. meglio, è teorico, ma questo è. Sì, è molto più complicato del previsto. Comunque, insomma, queste sono le strade a seguire. Senti, e tanti illustri già lavorando in vite, in fitoplasmi in vite in Italia. Ci potresti dire quali sono i fitoplasmi che infettano la vite in Italia? Allora, qui vi ho elencato insieme a un grappolo bianco infetto di uva bianca, i tre principali, quelli che sono direi noti a tutti, a quasi tutti, almeno due sono noti, che sono Flavescenza adrata e legno nero, ma abbiamo con percentuali non trascurabili anche un altro fitoplasma che è l'asteriello, il giallume dell'astro. Tutti danno lo stesso tipo di sintomi, ma il giallume dell'astro è di un gruppo diverso, mentre la flavescenza dorata, per la quale conosciamo, è un po' complicata la classificazione, ma ci sono due gruppi principali riconosciuti e tanti ceppi che si stanno individuando adesso, è il patogeno che viene più, diciamo, seguito e per il quale si cerca di applicare una riduzione della diffusione. Sì, Non perfetto. meno importante però in Italia, ma questo riflette la situazione europea, è il legno nero della vite, anche noto come Stolbur, come fitoplasma, il legno nero è il nome della malattia. Il patogeno appartiene al gruppo 12, al gruppo ribosomico 12A, è però presente non solo in Italia, ma io direi in tutte le zone viticole del mondo, perché è stato trovato anche in Cile, ma abbiamo trovato fino in Cina, fino in Sudafrica, incidentalmente, una volta pure in Australia, quindi è presente veramente in maniera molto ubiquitaria e l'Italia non fa eccezione. Benissimo. Beh, io un po' per completare quello che dice Assunta, per esempio, noi flavescenza dorata in Cile non l'abbiamo per fortuna, quindi È solo in Europa la continuiamo. flavescenza dorata al momento. Appunto, continuiamo, la vita è molto importante, continuiamo a stare attenti perché non ci arrivi, in fondo, fondamentalmente. Ecco, quello è un punto importante. Senti, quali sono i risultati che avete ottenuto in Italia come gruppo di lavoro fino ad ora, Assunta, con rispetto, per esempio, alla fluorescenza dorata e il legno nero? Come gruppo di lavoro questo progetto è iniziato nel 2017, quindi diciamo che è veramente poco, ma in Italia sono stata la prima persona ad occuparsi dal punto di vista di diagnostica molecolare di queste malattie, quindi la storia è abbastanza lunga. Per rimanere alla situazione attuale in queste due piantine ho fatto vedere quanto abbiamo fatto nel progetto. Se qualcuno di voi è interessato può anche andare a prendersi uno degli ultimi numeri, credo di aprile, dell'Informatore Agrario, dove ci sono
tutte le presentazioni puntuali su queste cose. Comunque, per quanto riguarda la flavescenza dorata, l'abbiamo studiata in alcune realtà, soprattutto Veneto, Emilia Romagna e Toscana, e quello che abbiamo visto, ad esempio, che c'è qualche ceppo nuovo che sta emergendo in Veneto e in Toscana. E per il legno nero invece siamo andati un po' più giù perché il vettore giù non c'è e non c'è flavescenza dorata al di sotto di una certa latitudine, quindi abbiamo studiato Toscana, Marche, Abruzzo e qualcosa anche in Puglia. E anche qui, tramite sempre diagnostica molecolare nell'ambito del progetto, abbiamo trovato che in alcuni casi, soprattutto ad esempio in Toscana, ci sono dei ceppi che potrebbero essere all'origine di scopi epidemici. Quindi Benissimo. questo. E un po' di sintomi associati a Sì. questo, anche se hai detto che Questo. sono, insomma, non si possono distinguere facilmente in terreno, però insomma qui abbiamo un bel panorama di sintomi Sì, associati a questi differenti. sono un esempio per far vedere come i sintomi sono più o meno sempre gli stessi. I fitoplasmi sono stati individuati mediante diagnosi molecolare. E diagnosi molecolare, diciamo, classica, non quella che si usa adesso anche nei laboratori, diciamo, dei servizi fitosanitari. No, quella è molto veloce e non permette di arrivare a questa precisione. Comunque, come vedete qui, abbiamo legno nero in Lambrusco, vi potete immaginare Emilia Romagna, flavescenza dorata in Pignoletto, sempre in Emilia Romagna siamo, ceppo D, mentre in Sangiovese ceppo C. Siamo Bologna e Forlì come province, e poi abbiamo un giallume dell'Astro in Chardonnay, il cui sintomo è assolutamente uguale a quello degli altri fitoplasmi, potrebbe essere qualunque cosa a vista, ma dobbiamo saperlo per poter poi agire nella maniera corretta. E poi in basso vi ho messo questo Cabernet con un gruppo di cui non vi ho parlato, 16SR10B, che è quello del giallume europeo delle Drupacee. Che normalmente infetta il susino, è abbastanza grave come malattia, susino, pesco, eccetera, ma che in Italia, come in altre zone d'Europa, abbiamo ritrovato anche il vigneto in situazioni di vicinanza con frutteti, ovviamente, perché la specificità di trasmissione vale fino a un certo punto. Quando si è vicini, se l'insetto vettore per qualche motivo passa da una pianta all'altra, incidentalmente, può trasmettere anche la malattia. Sì. Quindi, seguendo un po' i sintomi che sono presenti, vedete un po' l'arrotolamento, no? Delle foglie della vite di cui parlava prima Assunta, e anche un problema, soprattutto nelle uve bianche in terreno, a volte riconoscerle da alcuni virus che causano sintomi abbastanza simili a questi. Quindi, anche per quello, è l'importanza poi di andare in laboratorio per poter fare le analisi. E qui qualche notizia sui campionamenti, qualcosa che ci puoi Giusto per dire? dare un'informazione a chi ascolta su come si procede, come abbiamo proceduto in questo progetto, non facevamo certo così 30 anni fa, siamo riusciti, ma grazie al progetto e grazie alla collaborazione con tanti studenti che in realtà sono interessati all'argomento e ci fanno su anche tesi, a campionare viti, piante infestanti nelle vicinanze e insetti vettori mediante trappole. Quindi questa è la sistemazione delle trappole e il periodo in cui si fanno queste ricerche, in cui si possono fare, non è tutto l'anno, bisogna farlo nel momento giusto, che è adesso, luglio-agosto, quando tutti vanno in ferie. E poi ci si ritrova con l'epidemia l'anno dopo, se non si è riusciti a lavorare in maniera accurata, perché facendo campionamenti adesso poi si individuano quelle che sono le piante infette e si può fare qualcosa prima della prossima stagione vegetativa. Certo. Quindi questo E è. qui un po' un panorama anche delle piante spontanee, no? Che sono associate Sì, ai sono le piante, fitoplasmi. noi ne abbiamo molto meno di quello che può avere Nicola nei suoi vigneti cileni, perché la nostra agricoltura è molto, molto più selettiva e i diserbanti funzionano tanto. Comunque, infette da fitoplasmi, abbiamo trovato tutte le specie che vedete qui, con fitoplasmi anche diversi, comunque per esempio lo stolbur, cioè il fitoplasma del legno nero, lo troviamo in ortica, in convolvolo, questo è classico, ma l'abbiamo trovato anche in Parthenocissus, l'abbiamo trovato, se ricordo bene, anche in mais,
Mentre il giallume dell'astro l'abbiamo trovato in sorgo, l'abbiamo trovato in altre specie come rovo, e il gruppo 5, quello della flavescenza dorata, l'abbiamo trovato anche in clematis. Però non possiamo sempre dire direttamente che abbiamo trovato la flavescenza dorata. È molto delicato arrivare a classificare questo fitoplasma, perché è in comune molti geni anche con fitoplasmi come quelli del giallume dell'olmo, che sono ben diversi e che non sono associati a scopi epidemici in vite. Possono infettare la vite, li abbiamo trovati sporadicamente in vite, ma non sono all'origine, per quanto ne sappiamo, di epidemie. Quindi, in particolare, diagnosticare flavescenza dorata è un lavoro non semplicissimo. Ci sono stati casi in cui sono stati presi anche abbagli, insomma, in passato. Bisogna farlo fatto bene. E ancora nei risultati, credo di averne una ultima Sì, no, no, ma sull'impatto. infatti solo dire in questo caso che queste piante spontanee, tra l'altro, albergano anche gli insetti vettori in molti casi, è molto di più in Cile, chissà che in Io qui Italia, però. ho elencato quelle che abbiamo trovato positive, poi Certo. ci vuole tutta la parte tecnologica, che poi Nicola ve ne parla lui meglio di quello che ha fatto il Cile, per capire quali di questi sono anche ospiti di insetti che, come vedete da questa diapositiva, durante il progetto siamo riusciti a individuare cose che non ci aspettavamo. O perlomeno io me le potevo aspettare, ma la gente non se le aspetta e non le sa. Vedete qui che ci sono due dei vettori più noti, Scaphoideus titanus e Ialesias obsoletus, che sono rispettivamente vettori di flavescenza dorata e di legno nero. In più aggiungiamo Rientus iscide, che è stato scoperto di recente come vettore degli stessi fitoplasmi del gruppo 5 della flavescenza dorata. Ma c'è anche Neoliturus fenestratus, che non è mai stato citato esattamente come vettore. Bene, noi quello che abbiamo trovato di nuovo col progetto è stato trovare alcuni fitoplasmi interessanti, come Neoliturus fenestratus, in provincia di Modena, che conteneva sia legno nero che giallume dell'astro, l'Orientus iscide, che contiene quello della flavescenza dorata, ma anche quello del legno nero e anche altri come il gruppo 7A, che è il giallume del frassino, il 6, che è la filodia del trifoglio, che sono fitoplasmi presenti nel mondo e che abbiamo trovato anche in vite, non sempre negli stessi vigneti, però è una cosa interessante. E l'altra cosa interessante è Phyllenus spumarius. Chi di voi è più addentro ai problemi fitopatologici saprà che è il vettore di un patogeno emerso di recente in Puglia, che è Xylella fastidiosa. Io Phyllenus spumarius, ospite di fitoplasmi, l'ho trovato anche già più di 20 anni fa in Toscana. Questo, in provincia di Modena, è parecchio interessante perché ospita quel fitoplasma del giallume delle drupacee di cui vi ho parlato anche prima. Quindi, effettivamente, questi sono tutti insetti che si nutrono a livello del sistema vascolare, principalmente floemomizi, ma alcuni anche xylemomizi o misti, e questi sono tutti potenziali vettori. L'altra cosa interessante è Scaphoideus titanus, per il quale abbiamo visto che oltre alla flavescenza dorata ospita una marea, e quasi come Orientus ospitano tanti fitoplasmi. Ospitare un fitoplasma non significa trasmetterlo, ma poi Nicola ve ne parlerà più diffusamente, perché questo è una parte di lavoro che lui come pioniere ha fatto in Cile e ha fatto bene. Ecco, noi ci stiamo limitando a fare delle fotografie, a lavorare non tantissimo su questo, però insomma, almeno aprire degli orizzonti ai coltivatori che non si spiegano perché, nonostante facciano tutto, per esempio per flavescenza dorata, la problematica continua a rimanere, perché è così, Certo, è un dato di fatto. bene, un po' adesso. Parlare della situazione in Cile, No, no? direi prima, scusatemi, volevo, o se no la facciamo dopo, parlare Sì, di che vai, vai. cos'altro fa l'Italia all'interno di questo progetto, non soltanto di quello che fa Bologna, ma giusto un breve accenno, Certo. perché io sono il coordinatore, mi sono sempre occupata di vite, ma in Italia abbiamo due partner italiani, uno fra l'altro è presente qua, che è l'Avel Test, e
e l'altro è il CREA di Conegliano. Questi due partner insieme a noi facciamo altre cose. Stiamo mettendo ad esempio a punto delle metodiche diagnostiche sierologiche per individuare questi fitoplasmi in vite in maniera precisa ma veloce e meno costosa del metodo che si ha adesso in mano. E abbiamo sviluppato, cioè è stato sviluppato in collaborazione con Agritest, sia da Conegliano, hanno usato un metodo, diciamo, più di biologia molecolare. Con noi a Bologna abbiamo usato colonie di fitoplasmi che noi cresciamo in vitro per produrre questi reagenti, questi antisieri, per poi poter fare l'ASA. Ultima cosa che fa ancora l'Italia nel settore dei giallumi in questo progetto è quella di cercare di sviluppare degli incroci, delle varietà che possano essere teoricamente resistenti, perché questo è lo scopo, tolleranti non ci servono ai giallumi della vite, e questa è una parte portata avanti dal CREA di Conegliano. Certo, sì, Dopo è questa vero. panoramica sull'Italia ci spostiamo sul Cile Sul e Cile, sì. Nicola adesso ci racconti quali sono invece i fitoplasmi in Cile, così vedete com'è diversa la situazione. Sì, effettivamente, grazie Assunta, questi un po' la lista dei fitoplasmi che noi abbiamo incontrato, abbiamo trovato praticamente nella vite in Cile. Ritorniamo praticamente con Elasta Yellow, abbiamo incontrato praticamente i due subgruppi, il B e il C, il 3 lo lasciamo alla fine, l'Angelo, il gruppo 5A, dopo anche abbiamo trovato meno frequentemente, però è presente in vari campioni anche il candidato fitoplasma Fraxini. E dopo anche il candidato fitoplasma Solani. Il legno nero con poche apparizioni, però c'è in fondo. Però il fitoplasma che è più diffuso a livello della vite, però non solo della vite, è il fitoplasma che parte del gruppo denominato malattia X o X in fondo, che è il Virginia Grey Vangelo, e il gruppo 3 su gruppo J. E questo è un fitoplasma che praticamente è originario delle Americhe in genere, no? È molto presente in Cile, ma anche se è stato individualizzato o trovato praticamente in Argentina, ma anche in Perù. Non ci sono informazioni dal Brasile, però insomma, lì dove c'è la vite, ma non solo la vite, vi troviamo anche il J. Questo fitoplasma è presente in un numero incredibile di specie vegetali, tanto legnose come erbacee e anche in piante spontanee. Per cui è stato un poco, ci siamo un poco infuocati, come si dice, abbiamo puntualizzato un poco il nostro lavoro più che altro in questo fitoplasma, perché è quello che troviamo con maggiore frequenza in tutte le condizioni in genere. Questi sono i sintomi che ha già descritto Assunta, potete vedere un poco qui le piante o varietà di uva bianca, dove non c'è l'arrossamento, diciamo, delle foglie, c'è una doratura delle foglie, l'arrotolamento della foglia che può essere più o meno estesa, diciamo, però vediamo chiaramente come nelle uve rosse, no, abbiamo l'arrossamento della foglia che include anche la nervatura. Questo è un po' un carattere che può differenziare la presenza del fitoplasma da virus, no, che causano sintomi similari. Però soprattutto vediamo come all'apice del tralcio ci sono anche delle foglie che presentano sintomi. A volte bisogna anche tenere un occhio speciale a queste piante, vedere un po' qual è la situazione alla base del tralcio della pianta per verificare che non vi siano praticamente dei problemi meccanici, no? Che causerebbero la stessa sintomatologia, fondamentalmente. E però potete vedere anche la disidratazione degli aci. Ecco, quello è un po' il punto di partenza. Questo è un po' il panorama generale dei fitoplasmi in Cile. E noi che abbiamo fatto? Noi abbiamo Bellissimo. trovato. Sì, Sì.
Volevo un attimo sollecitare chi ascolta se vogliono fare domande a scrivere, però volevo anche, non per interrompere, per No, no, chiarire, per quando favore. noi avremo finito, io penso che voi possiate, credo, anche aprire il microfono e fare domande a Sì, voce alla certo. fine, visto che poi siamo Certo. anche non tantissimi. E Certo. quindi adesso Nicola, penso ci vorrai raccontare nell'ambito di questo progetto che cosa avete fatto voi in Cile. Sì, noi abbiamo trovato in un vigneto, come dicevo, infettato dal 3J, viti infette dal fitoplasma e anche Convolvulus arvensis, poliguno avicolare, no? Che sono piante spontanee presenti nel vigneto o intorno al vigneto, che anche sono state trovate positive praticamente allo stesso fitoplasma. E in più abbiamo anche catturato degli individui di Paratanos exitiosus, no? Un cicadellide, che anche questo analizzandolo risultava positivo al 3J, al 3J, 3J dico bene. Il punto è che qui noi diciamo, beh, il ciclo è già stato realizzato, vediamo che c'è la pianta infettata, ci sono le piante che funzionano come riservorio del fitoplasma e abbiamo anche l'insetto. Però è tremendamente importante nel caso dei fitoplasmi poter assicurare che effettivamente l'insetto sia capace di trasmettere il fitoplasma. Cioè non è sufficiente identificare il fitoplasma nell'insetto, se non che dobbiamo fare delle prove di trasmissione per poter definire se questo insetto è capace di trasmettere il fitoplasma che ha acquisito o no. Altrimenti non possiamo arrivare alla conclusione che questo sia un vettore in questo caso il fitoplasma 3J. Questo è importante tenerlo presente perché alcuni insetti sono capaci di acquisire il fitoplasma, però non sono capaci di trasmetterlo. Quindi le prove di trasmissione sono tremendamente importanti. Inoltre, anche abbiamo trovato delle piante spontanee, a parte quelle che ho mostrato prima, abbiamo trovato delle piante spontanee come la malva, Brassica rapa, in cui è stata ritrovata anche la presenza di questo fitoplasma, Rubus, no? Potete vedere le deformazioni, gli scopazzi, come vedete qui, anche qua ancora più chiaro nelle rose, no? Vedete? E finalmente abbiamo fatto le prime prove di trasmissione durante lo sviluppo di questo progetto e abbiamo visto che non solo Amplicephalus curtulus era associato effettivamente a un vettore del 3J, se no che anche un altro cicadellide che è Bergaglia valdiviana. E quindi al momento noi abbiamo chiaramente definito due vettori. No, che sono ampiamente distribuiti in Cile e questo anche in fondo ci fa capire molto bene perché anche questo fitoplasma è fortemente disseminato nel paese, anche in differenti specie vegetali. Quindi c'è una relazione diretta, tremenda, importante tra il vettore e il fitoplasma che questi vettori trasmettono. Per cui se noi non avessimo molti di questi vettori o un'abbondanza di questi vettori nel territorio, non avremmo neanche una distribuzione così ampia del fitoplasma stesso. Pertanto la relazione vettore-fitoplasma è tremendamente importante. E questo ci ha spinto anche a migliorare un po' la lotta verso questi insetti che, come quelli che presenterò più avanti, normalmente vivono associati praticamente alle malerbe, per così dirlo, no? E non sono insetti che si alimentano specificamente della vite, in fondo, no? Però sono visitatori occasionali della vite, quando per esempio le malerbe si seccano, se si disidratano perché non c'è pioggia, o vengono eliminate chimicamente anche, questi insetti migrano alla vite, si alimentano, no? E anche se non è la specie gradita, da essi la migliore, diciamo, e però queste prove di alimentazione, questi momenti in cui gli insetti si alimentano nella vite sono capaci di trasmettere il fitoplasma che essi contengono nelle ghiandole salivari.
Le prove di trasmissione che abbiamo fatto le abbiamo fatte in vinca, indubbiamente, una pianta modello molto importante che esprime molto bene i sintomi della presenza di fitoplasmi. Vediamo qui i vari sintomi, no? Giallumi, no? Scopazzi, ma anche fillodia, no? Virescenza, ecco, un po' di tutto. Però anche abbiamo realizzato le prove in viti. E qui nella vite abbiamo tutte queste deformazioni associate alla presenza dello stesso fitoplasma 3J e che ci ha permesso praticamente definire Amplicephalo curculus e Bergaglia valdiviana come vettori importanti del fitoplasma 3J. C'è da dire che i risultati in vite sono arrivati a 1 o 2 anni dall'inizio delle prove di trasmissione. Per questo è interessante usare anche la vinca, perché con la vinca abbiamo ottenuto i primi risultati, diciamo, ai 3-6 mesi dall'inizio delle prove di trasmissione. Quindi questo ci dà già un'indicazione molto chiara della capacità di questi insetti di trasmettere i fitoplasmi. Bene. È un po' quello che abbiamo fatto qui, noi, ci sono noi abbiamo anche raccolto molti altri insetti che risultano positivi al fitoplasma 3J, però anche altri tipi di fitoplasmi. Tra questi abbiamo una bergaglia che dobbiamo ancora definire in quanto a specie, l'Amplicephalus ornatus, Amplicephalus curtulus, Amplicephalus pallidus, Exitianus oscurinervis, tutti cicadellidi e con i quali stiamo in questo momento realizzando le prove di trasmissione, no? Quindi questi insetti sono positivi a fitoplasmi. Con le prove di trasmissione che stiamo realizzando in questo momento vogliamo definire se effettivamente questi sono o no vettori del 3J, però anche di altri fitoplasmi che abbiamo trovato in questi insetti. Quindi un poco questa è la dinamica di quello che si sta realizzando nell'ambito del progetto TropicSafe in Cile, con risultati molto interessanti su aspetti epidemiologici che ci permetteranno senza dubbio di poter migliorare il controllo di queste malattie in Cile. Non solo nella vite, occhio, questo è importante. Ok, ci Bene, sarebbe. io direi che siamo l'unica cosa assunta che vorrei un po' che ci dicessi, un po' alla luce di tutti questi risultati che abbiamo espresso, non solo nella vite, no? Quali sono le indicazioni, no? Che emergono, no? Cosa si può fare per la gestione di queste malattie nella vite in entrambi i paesi? Beh, questo progetto ci ha permesso di fare qualcosa che nessun altro progetto ci avrebbe permesso di fare, cioè di studiare a 360 gradi il problema. E abbiamo individuato in entrambi i paesi e qualcosa è stato fatto anche in Sudafrica, che non abbiamo nominato, ma è il terzo paese che fa parte di questo consorzio in cui si lavora sui giallumi della vite, perché anche loro hanno avuto un'epidemia dovuta a uno di questi fitoplasmi che è Asteriello. Abbiamo individuato piante spontanee, insetti vettori positivi alla presenza di fitoplasmi, e questo fatto, come ha appena detto Nicola, è di fondamentale utilità per poter mettere a punto le tecniche di gestione integrata di queste malattie, che sono alla base della prevenzione di epidemie che possono dare dei danni molto rilevanti. Vi abbiamo entrambi fatto vedere i sintomi sull'uva, ma se c'è qualcuno un pochino più anziano fra di voi, forse ricorderà che alla fine, durante gli anni 90, in Italia ci sono state alcune cantine che non hanno aperto perché non avevano raccolto dovuto alla presenza di epidemie. In quel momento era flavescenza dorata, poi altre volte è stato qualcosa di legno nero, non così grave, ma questo fatto si è verificato e non a memoria d'uomo, memoria di donna vecchia, ma insomma. E quindi da questo diciamo, progetto, oltre alle indicazioni che stiamo finendo di raccogliere, fortunatamente c'è stato prorogato di un anno per via della pandemia, emerge un'indicazione che serve a tutti, che è quella di continuare, di non smettere di monitorare i vigneti, per poter individuare tempestivamente la comparsa
non solo dei sintomi, ma di nuovi fitoplasmi, soprattutto di nuovi ceppi di fitoplasmi, perché l'abbiamo imparato, lo stiamo imparando a nostre spese, è il ceppo che fa l'epidemia, quindi non possiamo accontentarci di una identificazione superficiale. Dobbiamo capire, ci sono dei ceppi che non andranno mai avanti e non faranno problemi. Alcuni abbiamo metodi molecolari per poter discriminare questo, e questo già è un sarebbe un qualcosa di molto importante, accompagnato da qualcosa che Nicola in Cile fa già e che noi in Europa non vogliamo fare o non abbiamo ancora pensato di fare, cioè poter produrre, certificando o meno, questo ha meno importanza, ma produrre piante esenti da fitoplasmi. In Cile questo lavoro è stato iniziato 20 anni, quasi 20 anni fa da Nicola ed è arrivato a buon punto, grazie alla collaborazione dei vivaisti, delle persone interessate alla viticoltura locale, mentre in Europa e neppure in Italia è mai stato neanche pensato di intraprendere questa strada, che è una strada molto utile, perché se io parto con piante sane sono già avanti di un po', perché se le piante che io metto in campo rischiano di essere infette, perché il portainnesto o perché il materiale usato non è valido, questo già ci fa partire sbagliati all'inizio. E quindi queste sono le due strade da percorrere, secondo me. Certo. E beh, le indicazioni anche degli studi epidemiologici, che purtroppo si fanno sempre meno nel mondo, ci danno anche una via chiara, una strada chiara come intervenire, no? Sulle malerbe, sugli insetti stessi. Quindi quella è una cosa tremendamente importante. Io, grazie Assunta, non so se ci sono, io non vedo domande nel chat, però effettivamente, come diceva Assunta, siete liberi di fare le domande, insomma, che volete. Potete attivare il microfono, ne approfittiamo questi ultimi 5 minuti e se ci sono delle Sì, domande, per favore, credo di avanti. essere corretta informandovi che questa cosa è registrata e che verrà lasciata, credo, sul nostro sito, in modo che chi oggi non è potuto essere possa Rivederla. rivederla. Non lo prometto, ma può darsi che faremo qualcosa del genere in inglese prima della fine del progetto, che finisce ad aprile del 2022. Quindi non so, a voi la parola se ci sono delle domande, anche non so, Curiosità, cose non chiare. complementare che quello che abbiamo detto è ben interessante. Pietro Bianco dice: è possibile che all'interno dello stesso insetto siano presenti più fitoplasmi diversi? Assunta. Quello che ho mostrato io non ce lo permette, non ci permette di dirlo, perché normalmente gli insetti sono piccoli e noi li estraiamo in gruppi, li identifichiamo e li estraiamo in gruppi. Teoricamente è possibile, perché è possibile anche in altre situazioni, come per i virus, si sa che ce ne possono essere diversi. Non so se Nicola, che ha fatto trasmissione, ha delle Sì. evidenze diverse. Ma no, noi finora non abbiamo trovato, perché poi con le prove di trasmissione poi analizziamo l'insetto, no? Solo, no? Non lo mettiamo in gruppi, perché questo ci interessa sapere perfettamente se quell'insetto aveva il fitoplasma che abbiamo trovato poi nella pianta, no? Dovuto all'alimentazione dello stesso. Al momento noi abbiamo trovato solamente una sola specie di fitoplasma nell'insetto, però io anche suppongo che non è da escludere che ci possano essere praticamente presenza di insetti, di fitoplasmi differenti in uno stesso insetto. Però non ci sono studi sufficienti al rispetto, cioè Si c'è proprio. può, cioè, nel passato io ho qualcosa, ma non in questo progetto, posso dire, perché ho lavorato per esempio su Scaphoideo sitano, su altri metodi molecolari 20 anni fa, 25 con Torino, e usavamo le sonde. E con quelle sonde abbiamo visto che in quegli Scaphoidei già allora c'era dell'asteriello invece di esserci flavescenza dorata. Sì. Però non avevamo la sonda per flavescenza, quindi non posso dirvi se c'erano entrambi. Sì, poi c'è un aspetto importante, questi fitoplasmi nell'insetto, non solamente, cioè la modalità di trasmissione è persistente propagativa,
per cui i fitoplasmi si moltiplicano all'interno dell'insetto. È probabile che una specie di fitoplasma si adatti meglio a una specie di insetto che altra. Questo non significa che l'altro fitoplasma non sia stato acquisito, solo che si moltiplica meno abbondantemente. Per cui anche qui può succedere una cosa del genere. Quello che noi troviamo è fondamentalmente il fitoplasma più abbondante in un insetto, ma succede anche nelle piante, quello è un po' così. Quindi è un po' difficile poter definire con chiarezza questo punto. Avremo bisogno di tecniche ancora più sensibili, molecolari, per poter un poco differenziare tutto ciò. Magari se poi si riuscisse con la coltivazione dei fitoplasmi Con la a far... coltivazione sugli sarebbe insetti tutta non ci un'altra abbiamo storia. ancora provato. Sarebbe tutta un'altra storia. Perché sulle piante qualcosa si vede, Sì, coltivando si vede che ci sono ci infezioni, sono un dei insetto non ci siamo consorzi. messi Sì, a posto. sì, Però si può sì. fare, anzi, c'era chi suggeriva di fare quello, ma gli insetti hanno talmente tanti altri microrganismi che, ragazzi, È magari funziona complicato, meglio. complicato. C'è Bene, non so qualcos'altro? se ci sono altre domande, altri dubbi, suggerimenti, non lo so. Io ci avrei una grossa curiosità perché di tutti questi personaggi, a parte Pietro che è il mio studente, gli altri si sono registrati, quindi lo sapremo poi chi sono, ma se ci sono persone, sono tutte persone per me nuove, quindi è bello questo che siano interessati. Se c'è qualche operatore del settore o qualche studente di qualche altra università o anche di Bologna. Se volete fare domande, non abbiate paura, non è No, che ma infatti. è un argomento che non sembra più importante, invece lo è, perché quando si parla con i coltivatori dicono: no, siamo pieni di giallumi, poi nessuno fa più niente. Bene, io non lo so, però vedo che non... Nicola, Sem... forse. Lilia? Sì. Lilia. Nicola, no, forse io ho una domanda un po' naif Certo. No, dai, dai. sulle strategie di controllo dell'epidemiologia. Volevo riprendere una considerazione che tu hai fatto sul ruolo delle erbe infestanti, Sì. che quindi sarebbero un serbatoio e una fonte di alimentazione del fitoplasma in campo che privilegia l'infestante e poi passa poi passerebbe sulla vite coltivata. E alla luce di questa dinamica, secondo te sarebbe consigliabile estirpazione delle malerbe oppure è bene che ci siano perché in qualche modo proteggono La trappola. da trappola, sì, Sì, brava, giusto. Lilia, è importante quello che tu dici, perché effettivamente sono studi che dovremmo realizzare, in quanto però il problema è mantenere questi giardini, tra virgolette. Ora si sta usando un poco in Cile anche questa idea di associare ai vigneti dei giardini, no? Di piante che in fondo mantengono le api e altri insetti utili, no? Per la pollinizzazione e cose di questo tipo. Per me sarebbe una bella cosa mantenere questi giardini, diciamo, perché questo significherebbe che gli insetti andrebbero a alimentarsi lì, però non nella vite. Però bisognerebbe mantenere queste piante sempre vive e attive. Cioè non bisogna, in fondo, in poche parole, dimenticarsi di annaffiarle, per così dirlo. Perché sennò lì il problema è tremendo, perché se queste muoiono, gli insetti cominciano a emigrare e quindi vanno dove trovano materiale verde e lì si alimentano. Magari non gli piace molto la vite, però con quella la puntura, diciamo, di prova, trasmettono. Quello che mi preoccupa è l'inerbimento dei vigneti, che ultimamente sta entrando di moda anche in Cile, e con graminacee, che anche sono buone
buon riservorio di fitoplasmi di questo tipo di insetti, che però durante il processo di produzione chiaramente si disseccano. E quindi lì poi che succede? Se le manteniamo verdi, io credo che è una buona strategia, ma se non le manteniamo verdi durante il ciclo annuale queste si disseccano, lì il problema è grandissimo, perché in fondo stiamo coltivando il fitoplasma, stiamo coltivando gli insetti, allevando gli insetti, e quando queste seccano, ciao. Certo. Questa è una cosa però che dobbiamo dimostrare. Bisogna anche stare attenti a un'altra cosa con gli inerbimenti. Se diventano troppo alti, perché qui da noi fanno lo spolloramento delle viti, e va bene, perché le vostre viti sono bassette, hanno il pollone anche in basso, voglio dire, quindi è un rischio. Se si spollona, si deve tenere il verde basso, perché altrimenti rischia che l'insetto si confonda e va nella vite anche. Quello è anche vero. Sì, e bisogna stare molto, molto, molto attenti, perché è giocare col fuoco. Mi piace la definizione del giardino. Sì, io credo che la cosa migliore, però se dobbiamo mantenere le erbe infestanti all'interno del vigneto o intorno al vigneto, è difficile mantenerle verdi costantemente. E poi dopo sappiamo che le pratiche agronomiche eliminano le erbe infestanti costantemente, anche in forma chimica, no? E quindi questo diventa un problema. O le manteniamo sempre, o manteniamo pulito il tutto sempre. Certo. Insomma, questa è un po' la decisione da prendere. Perché in Israele hanno provato a fare questi push and pull, queste robe qua, ma sono complicatissime. Sono complicate, sì. Certo. Grazie Nicola, grazie. No, grazie a te Lilia.